Mi ricordo che avevo visto questo film molti, molti anni fa, ero poco più che un ragazzino, e mi aveva impressionato. Mi aveva impressionato perché mi aveva rivelato un aspetto del mondo che non immaginavo, non conoscevo allora. Poi l'avevo anche letto ad alta voce, registrato un po' di anni fa. Così mi era anche venuto in mente di farne una lettura da postare qui su YouTube. Ma non ci avevo mai pensato, perché pensavo che fosse un testo già abusato, insomma. E invece ieri, insomma, ho guardato che letture ne avevano fatto, chi lo leggeva e com'era letto, e non sono riuscito a trovarne una lettura. Ho trovato soltanto il film, il vecchio film degli anni 50, mi pare, no? Vorrei fare alcune riflessioni per fare in modo che ci dia anche degli strumenti per capire la realtà, non solo di allora. Forse vale la pena prima parlare un attimo di cos'è una rivoluzione, come ci si mette nello spirito di una rivoluzione, ma cosa succede quando dal parlarne, insomma, quando dal momento teorico, insomma, dell'elaborazione, si passa poi all'atto pratico, quando viene scritto questo libro, o quando esce questo libro, è il 1945. E quando avviene una rivoluzione, quando si passa dalla fase teorica, insomma, alla fase pratica, e quindi quando il popolo scende in piazza e si ribella e abbatte il potere precedente, che ovviamente è un potere repressivo, ottuso, che sfrutta il popolo e che lo trascura, quindi non se ne occupa, insomma, è intento ad altro, è intento a godere, insomma, il potere, mentre il popolo è intento a lavorare, ad essere sfruttato. Guadagna soltanto quel che gli serve per sopravvivere. Ma quando il popolo, ovviamente, condotto su una base teorica e da alcuni capi, insomma, alcuni personaggi che guidano le masse, alcuni leader, succede che si trova poi, una volta battuto il potere, si confronta con quella che è la realtà della vita del paese, quindi l'economia, insomma, quindi la produzione, quindi i mezzi di sopravvivenza che devono essere garantiti all'interno di quel paese. Dopodiché si trova anche a confrontarsi con quello che succede al di fuori del paese. Perché quando in un paese avviene una rivoluzione, questa rivoluzione è un po' un esempio. Insomma, il popolo che si ribella è un popolo che poi minaccia di ribellarsi anche in altri paesi vicini, in altre realtà, nelle quali il potere, che osserva quello che avviene dove c'è stata la rivoluzione, è molto attento, perché non succeda altrettanto. I popoli confinanti, i popoli vicini e anche non solo confinanti, si organizzano e cercano poi di finanziare, di contribuire a un movimento controrivoluzionario, insomma, qualcosa che butti giù il nuovo potere che si è costituito, tra virgolette, popolare, insomma. Comunque il governo rivoluzionario che si è costituito. Quindi problemi interni legati al fatto che il paese deve andare avanti, perché altrimenti la gente non mangia. E per andare avanti c'è bisogno di provvedere comunque a scambiare, perché altrimenti l'economia si chiude, e l'economia chiusa vuol dire che non può importare quei beni il paese non è in grado di produrre da solo, e quindi deve provvedere a fabbricarsi, a farsi, e soprattutto deve fare, quando non ci sono, poi anche le infrastrutture che possano garantire al paese di sopravvivere. Quindi lavoro. E poi questa minaccia che viene dall'esterno, che può essere una minaccia di intervento diretto in aiuto, e anche di, come dire, di sovvenzione, di finanziamento a tutti quei movimenti controrivoluzionari che
che scatteranno automaticamente nel paese. Quindi non è indifferente quello che avviene all'esterno e non è indifferente quello che succede all'interno. Passato il momento di gioia in cui il potere è stato abbattuto, bisogna pensare a come tenere in piedi il paese che si è conquistato, che il popolo e i suoi capi hanno conquistato. Quindi è difficile che il popolo si muova se non ha dei capi. E all'interno di questa leadership, nella mente dei capi, ovviamente poi nasceranno delle modalità diverse di vedere come concepire il prosieguo della rivoluzione. Quindi che tipo di sviluppo dare al paese, cosa fare del paese e come comportarsi poi rispetto all'esterno, rispetto alla minaccia di un intervento delle altre nazioni, insomma, che sono in qualche modo toccate, come dicevo, dalla rivoluzione. E quindi bisogna pensare anche alla difesa di quello che si è costruito, insomma, abbattendo il regime precedente. Questa difesa potrebbe essere più forte se non si fa niente. Se invece si esporta la rivoluzione, quindi si riesce anche a fare in modo che gli altri popoli si ribellino, allora la rivoluzione diventa generale e c'è minor timore di una controrivoluzione all'interno. Due linee, insomma, possibili. Una di esportare la rivoluzione, quindi di fare della rivoluzione un evento internazionale. L'altra è quella invece di chiudersi, di guardarsi dalla minaccia controrivoluzionaria, potenziando, diciamo così, la forza di difesa rispetto a un eventuale intervento straniero, a un eventuale contrasto straniero, sia una forza di difesa interna per proteggersi da una controrivoluzione, da un contropotere che evidentemente una volta che ha ceduto le armi però no, non è morto definitivamente, insomma, tenterà con tutti i mezzi di recuperare quello che ha perso, oppure di contrapporsi. E quindi si formano varie linee, varie correnti di pensiero che tenderanno a scontrarsi tra di loro. In Russia, diciamo così, è successo questo, no? C'era una corrente trotskista che tendeva ad esportare la rivoluzione e una corrente invece che tendeva a rinforzare il potere all'interno. E questo potere all'interno è stato poi rinforzato contrapponendosi in maniera decisa ai controrivoluzionari. Controrivoluzionari che poi erano finanziati dai vari paesi capitalistici, insomma, no? L'Inghilterra soprattutto, la Francia, che mandavano capitali. È un paese rivoluzionario, un paese che quindi è portato, diciamo, a chiudersi da questo punto di vista e quindi si trova al suo interno problemi legati al fatto che quelle risorse che venivano dal commercio, dai finanziamenti e da tutta una serie di cose vengono a mancare. E la realtà poi è quella che si è visto non soltanto nella rivoluzione russa, ma è quello che si è visto poi nelle varie altre rivoluzioni oppure negli altri, diciamo così, nelle altre prese di potere, non più da parte del popolo, ma magari da parte di un dittatore. Perché poi i meccanismi spesso sono simili. Allora in questo racconto è interessante vedere anche come possiamo riconoscere alcune costanti sia in una rivoluzione di tipo comunista, ma anche in una, chiamiamola, rivoluzione, in una presa di potere da parte del nazismo o del fascismo o di altri poteri che in qualche modo sovvertono un ordine precostituito, insomma, uno stato di potere. Anche perché adesso vediamo nel mondo globale in cui viviamo, continuano ad esserci queste differenze, no? E quindi, diciamo, l'esigenza di una rivoluzione che faccia sì che gli uomini, come hanno fatto gli animali, no? Diventano tutti uguali, una nuova carta costituzionale
la carta dei diritti, insomma, no? Come c'era stata allora, che dicesse come devono essere i rapporti tra gli uomini, che gli uomini non devono essere sfruttati, che, non ci che bisogna essere tutti uguali, ma come cosa si rischia quando si decide di mettere in pratica questa idea, insomma, no? Perché in realtà l'organismo in cui viviamo, la Terra, il mondo, è comunque un organismo in cui ognuno svolge una funzione, insomma, no? Che ha trovato degli equilibri in un certo modo nel corso dei secoli, dei millenni, e questi equilibri poi sono sempre stati, tutto sommato, degli equilibri che hanno mantenuto delle diseguaglianze. Diseguaglianze che hanno sempre cercato di, come dire, di spostare questo equilibrio. Cioè, dalla disuguaglianza si è cercato di ridurre le disuguaglianze e facendo questo spesso si è ottenuto qualcosa, altre volte si è peggiorato qualcos'altro, ma sta di fatto che dopo secoli e secoli di vita in comune e di tentativi di rivoluzione, ribellione che sono stati fatti, si continua a vivere in un mondo di diseguali, in un mondo di chi ha molto e in un mondo di chi non ha niente. Ancora c'è chi lavora e non riesce a sopravvivere lavorando e chi ancora non lavora e quindi ha ancora meno, insomma. Peggio ancora di quegli animali, perché quegli animali, se non altro, come dire, venivano mantenuti dal padrone perché gli servivano, mentre ci sono, e quindi poi il padrone li ammazzava per mangiarli quando era il caso, insomma, no? Ma da questo punto di vista avevano una funzione, insomma, no? Vedevo che questo padrone, il signor Jones, in realtà era sì, poco si era lasciato andare, un po' bere, frequentava gli amici, era trascurato rispetto, ma non era un cattivo, cioè non era un persecutore del suo popolo di animali. Diciamo che si era lasciato andare e li accudiva un po' meno, quindi anche la ribellione, diciamo così, di questi animali, questa rivoluzione che avviene nella fattoria è un qualcosa che non avviene perché c'è una oppressione particolare, ma c'è una presa di cosciente, c'è una presa di coscienza elaborata, diciamo così, da un teorico, il vecchio maggiore, insomma, questo maiale che era più vecchio degli altri, che aveva avuto il tempo per pensare e per riflettere sulle condizioni degli animali nella fattoria. E queste condizioni, insomma, che aveva visto e alle quali voleva contrapporsi il vecchio maggiore, per cui riunisce gli animali in assemblea e gli parla e si arriva poi a programmare questa ribellione, questa rivoluzione, sono condizioni che possiamo ritrovare anche nel mondo degli uomini così come organizzato adesso. E ovviamente lui le vede nel signor Jones, il padrone della fattoria. Adesso, a secondo delle visioni, le possiamo vedere in tanti altri padroni, meno visibili, meno, come dire, meno identificabili fisicamente, ma le possiamo vedere nelle banche, nelle grandi multinazionali, nella finanza mondiale, nel sistema, nella tecnologia che va, diciamo, che si muove per conto suo, che poi condiziona anche la politica, insomma. Si può identificare anche adesso un nemico, come lo hanno identificato gli animali nel signor Jones, è un nemico meno chiaro da vedere, insomma, no, non è un nemico che si può prendere a calci, insomma, oppure prendere a cornate come nella fattoria, ma c'è sempre un potere, un qualcosa che sta al di sopra, che domina, contro il quale si vorrebbe ribellarsi per rendere gli uomini più uguali, più simili tra di loro, per fare che non abbiano, alcuni non abbiano privilegi rispetto ad altri. I sette comandamenti che gli animali alla fine si danno sono quello che, intanto, identificare il nemico, no? Tutto ciò che va su due gambe è nemico.
Per loro il nemico è l'uomo che cammina, che va su due gambe. Adesso è più difficile identificarlo, ma potremmo fare lo stesso comandamento, per cui insomma tutto ciò che si muove con la finanza, che so io, è il nemico. E poi bisogna trovare l'amico, no? Tutto ciò che va su quattro gambe, dicono loro, è amico. Insomma. Noi potremmo dire tutti i nostri simili, tutti gli uomini che lavorano, per esempio, sono amici. E poi loro non vogliono assomigliare agli uomini, no? Quindi nessun animale vestirà abiti, nessun animale dormirà su un letto. Sono tutti privilegi, diciamo, che vedono che l'uomo, il loro padrone, ha rispetto a loro che sono, diciamo così, gli schiavetti, insomma, no? Quelli che l'uomo sfrutta. Nessun animale berrà alcolici, altra qualità del padrone, insomma, altra. Nessun animale ucciderà un altro animale, nessun uomo ucciderà un altro uomo. Ecco, vedremo come questi fondamenti, insomma, che sembrano, sono semplici, verranno nel corso dell'evoluzione, nel corso dello sviluppo della storia, verranno in qualche modo alterati. E allora cerchiamo di vedere quali sono le costanti che poi troviamo in ogni organizzazione di un potere rivoluzionario, oppure di una, sì, anche di una rivoluzione, possiamo chiamare anche di una rivoluzione non solo di sinistra, ma anche di destra, fatta in nome del popolo, comunque, no? Populista, insomma, che cerca di avere il consenso, no? Cominciamo a vedere che all'interno del popolo che si ribella, si crea comunque una nuova classe dirigente, insomma, no? Chi ha organizzato la rivolta alla fine diventerà il capo. E allora ci saranno i contrasti possibili tra le varie visioni dello sviluppo rivoluzionario e quindi, in questo caso, i maiali. Ci saranno dei maiali che vogliono gestire in maniera più democratica, insomma, no? Più assembleare il potere. Altri che invece pensano che il potere deve essere qualcosa di più verticistico, in cui la capacità decisionale deve essere svincolata un po' alla volta da qualsiasi controllo istituzionale, insomma, di istituzioni che vengono create, insomma, assemblee, comitati e così via. E quindi questa lotta la vedremo fare tra Palla di Neve, che ha una sua concezione, no? Lui lavora al progetto del mulino, no? E questo progetto del mulino, insomma, in qualche modo lavora pensando a costruire un paese che abbia delle infrastrutture che poi permetta effettivamente al popolo, agli animali, di lavorare di meno perché in qualche modo produce l'energia, non ha più bisogno di importarla dall'esterno, ma riesce a prodursela. È più previdente, insomma, non pensa tanto o soltanto al proprio potere personale, ma pensa a creare all'interno del paese le premesse perché la popolazione degli animali poi possa avere effettivamente l'opportunità di lavorare di meno perché ha l'energia, non se la deve produrre di volta in volta. Per esempio, il suo antagonista, Napoleon, invece all'inizio lo denigra, insomma, no? No, non condivide assolutamente, lo contesta, cioè contesta la visione dell'altro per poterne poi prendere il suo posto. E nel momento in cui prenderà il suo posto, poi a quel punto sarà lui a volere il mulino, facendolo passare come un'opera sua. E quindi la lotta interna per il potere. E questa lotta interna poi è qualcosa che facilita la repressione. Allora, questa repressione la vediamo interpretata dai cani da guardia, no? Napoleon a un certo punto si prende i cani finché sono piccoli, quindi la cura che il regime fa della popolazione giovane, no? Se li mette alla parte, se li segrega e se li educa in modo tale che diventano poi i suoi cani da guardia, di poter avere il perfetto controllo su questi cani da guardia, insomma, sulla polizia personale, sulla propria scorta, sul proprio corpo, pensiamo alle SS, insomma, no? Del regime nazista. Insomma, questa
questo corpo affidabile che serve a proteggere il dittatore, il capo, e sul quale il capo deve avere il massimo di fiducia, insomma, aggressivo contro, non soltanto come i nemici esterni, ma anche con i nemici interni. Allora c'è un altro pericolo, no? C'è il timore della cospirazione, insomma, della ribellione all'interno a questo punto, no? Il nuovo potere ha paura di essere contrastato e quindi si difende, e quindi diventa molto, come dire, molto aggressivo. Le purghe, qualsiasi opinione viene vista come controrivoluzionaria e quindi il popolo che prima pensava con la rivoluzione di riuscire a pensare, quindi a poter dire la sua, quindi ad avere maggiore spazio di democrazia, in realtà si trova ad avere meno spazio di democrazia. Il potere inoltre deve avere un servizio di propaganda, deve avere un clarinetto. Questo maiale che sta dalla parte del potere e che è il portavoce del potere, la propaganda, no? Che di volta in volta giustifica qualsiasi sopruso, qualsiasi alterazione dei dettati costituzionali che il popolo si dà all'inizio e che man mano vengono travisati, vengono trasformati. Sempre in funzione di un maggior accorpamento, accentramento del potere nelle mani di uno solo, il quale a sua volta, un po' alla volta, si avvicina sempre di più al potere che aveva buttato giù, quindi alla casa del padrone, entra nella casa del padrone e ambisce ad avere le sue cose, il suo letto, la tavola e così via, no? Quindi quello che faceva gola al vecchio padrone fa gola anche adesso al nuovo dittatore, il quale sempre di più sta diventando come il vecchio padrone. Con in più che diventa ancora più feroce perché sente più forte anche la minaccia interna, la controrivoluzione. E poi abbiamo tutti i vari personaggi che ruotano attorno, insomma, no? Abbiamo l'asino, che diciamo che è colui che ne ha viste tante, insomma, e quindi è molto smaliziato, non partecipa, guarda dall'esterno, sa come vanno a finire queste cose e quindi sa che non vale la pena partecipare, che non vale la pena buttarsi nella mischia. C'è il cavallo, che è invece, diciamo, la forza, l'esercito. No, questi zoccoli fortissimi, questo cavallo che serve, che è assolutamente fedele, che viene condizionato, però che ha anche la forza, quindi insomma riesce il valore, difende la rivoluzione dai tentativi, no? Di quelli della fattoria vicina, no? Di minacciare, che alla fine riescono anche a mettere la dinamite sotto il mulino appena costruito. E quindi questo cavallo che è il popolo che lavora è anche il popolo che difende la rivoluzione, insomma, no? E si impegna quando si tratta di difendere gli animali dal nemico esterno e nello stesso tempo è lì che tira la carretta, che fa il lavoro e che crede in qualche modo nel lavoro e anche si convince di credere nel potere, insomma, pensa che il potere, nuovo potere, insomma che il dittatore, in questo caso il Napoleone, sia un potere buono, che comunque insomma al di là che sia buono o no, è il potere, quindi va servito, quindi lavora e serve il potere, non lo mette in discussione. No, poi c'è la Molly, questa cavallina giovane, vanitosa, insomma che quando vede questa situazione, in cui questa situazione lei non può più avere questi privilegi, questi nastri che aveva, lo zucchero, insomma, che le davano, insomma, cambia padrone, passa dall'altra parte, insomma, no? E chi a un certo punto è la vecchia classe dirigente, non, diciamo che non ha partecipato alla rivoluzione, che non è stata, che una volta che perde i privilegi, passa dall'altra parte, esce dal paese, scappa, insomma, quando riesce a scappare, quando non viene così.
va a servire un altro padrone. C'è Mosè, no? Il corvo, l'idea religiosa, insomma, no? Questo rifugio nella religione, insomma, no? Questa cosa che alcuni poteri usano, altri meno, ma insomma, questo elemento che permette di mantenere l'ordine costituito, insomma, con la promessa di un bene ultraterreno, si può mantenere uno sfruttamento degli uomini sulla terra, insomma, no? Che intrattiene gli animali e li ancora a un lavoro sempre più faticoso e sempre meno gratificante, con la promessa di un bene ultraterreno. Questa montagna Zucchero Candito. E poi c'è come dire, l'arte del potere, no? C'è la minimus, la poesia, l'esaltazione, quindi l'arte al servizio, la retorica, insomma, no? L'arte al servizio della propaganda, che serve a dare un'idea del potere. E quindi minimus, questo maiale poeta che scrive il nuovo inno per la fattoria, i simboli del potere, la bandiera, eccetera, eccetera. E anche questi simboli verranno un po' alla volta cambiati, modificati, man mano che il potere si concentra sempre di più nelle mani di Napoleone. E man mano che Napoleone assomiglia sempre di più all'uomo. E quindi man mano che succede questo, deve cambiare le carte in tavola, deve cambiare le regole, le premesse per cui era successa la rivoluzione. E quindi deve trovare il modo, attraverso clarinetto, di spiegare agli animali che si accorgono, insomma, no, che però la memoria si cancella un po' alla volta, la propaganda riesce a convincerli, riesce a fargli dimenticare le premesse da cui erano partiti e a fare in modo che credano a tutto quello che gli viene detto adesso. E poi ci sono le pecore, insomma, no, che sono questo popolo tenuto ignorante, insomma, no, che non fanno altro che citare a memoria i principi, no? Sono come un ritornello che torna e che quello che gli viene detto lo ripetono, insomma, no? Lo imparano a memoria le regole che gli vengono date di volta in volta senza criticarle. Insomma, il popolo ignorante è critico, insomma, no? Le galline che a un certo punto cercano sfruttate, insomma, provano. Invece tentano, hanno un tentativo di ribellione, si rifiutano di dare le uova che a un certo punto gli chiedono e vanno a deporre le uova dall'alto dei trespoli e queste uova cadendo si rompono, insomma, quasi i sabotatori, insomma, no? Cercano di sabotare il potere. Tutte queste figure le vediamo poi in ogni regime, anche nelle democrazie, secondo me, insomma, no? Ci si accorge che quando queste democrazie cercano di concentrare il potere di più su una sola persona, su un solo individuo, no? E si vede poi questo individuo quando esce dai suoi luoghi è circondato da tutta una serie di scagnozzi che lo proteggono dal popolo, questi cani da guardia, no? Quando a un certo punto si fanno dei proclami e poi questi proclami vengono in qualche modo disattesi, si cambiano le carte in tavola, si cambiano le regole nel corso della partita. Insomma, sempre più si vuole assomigliare al vecchio padrone che si cerca invece di contestare e di deporre. E quindi vale la pena di riconoscere queste figure, perché anche in quelle trasformazioni democratiche, quando vediamo queste figure, la propaganda, l'uso della religione, l'uso della chiesa, l'uso delle milizie. Dobbiamo stare attenti, insomma, no? Ma la questione di fondo è poi, insomma, che anche dopo questa rivoluzione, insomma, no? In realtà il popolo degli animali lavora sempre di più e mangia sempre di meno. Alla fine l'obiettivo di Napoleone, insomma, quello che è riuscito a fare del suo popolo di animali con tutte queste idee molto belle, rivoluzionarie, di presa del potere nella fattoria, insomma, quella che poi la condizione del popolo, a parte i morti che ci sono stati tra gli animali,
nella battaglia del chiuso delle vacche e in altre contingenze, a parte i morti che ci sono stati, la realtà poi è quella che appunto si lavora sempre di più e si mangia sempre di meno. E guarda caso, questa cosa è stata scritta 70 anni fa, ma in realtà è quello che dicono che si proponga in capitale mondiale anche adesso. In realtà l'obiettivo delle classi dominanti è quello di far sì che chi lavora, chi produce, guadagni sempre di meno, quindi mangi sempre di meno, e lavori sempre di più, perda quei diritti che magari aveva avuto in precedenza nelle nazioni sviluppate o che non ha mai avuto nelle nazioni sottosviluppate. Però alla fine si torna lì nel gioco, insomma. Pagare il lavoro sempre di meno e sfruttare il lavoro sempre di più, far lavorare di più. O mantenere la disoccupazione per, appunto, per avere un'arma di ricatto in questo senso, perché più è la disoccupazione, più si accetta di lavorare a condizioni peggiori. Questo gioco ritorna, insomma, no? A un certo punto, appunto, lo dicono, insomma, no? Che questo è quello che è successo. C'è da chiedersi se questa è la storia, le rivoluzioni, oppure i grossi sovvertimenti, o anche semplicemente l'abbattere un determinato tipo di padrone, di potere. No, come spesso, no? Cioè, vediamo che si vuole abbattere il leader del momento, insomma, no? E si gode nel momento in cui il leader viene abbattuto. A quel punto lì però i problemi cominciano. Nel momento in cui si abbatte un leader vecchio, chi poi ne prende il posto facilmente tenderà a diventare simile al leader precedente, se non peggiore. E man mano i problemi, anche una volta abbattuto il leader, anche quello cattivo, anche quello che trascura il suo popolo, se proprio anche non lo frusta, non lo sopprime, ma anche semplicemente lo trascura, non si occupa di lui, pensa ai suoi affari. Il problema non finisce con l'abbattimento del vecchio leader, ma comincia, perché poi cominciano i problemi veri del paese o dei paesi in cui questo succede. E quindi anche pensare alla rivoluzione, insomma, non è cosa così semplice. Bisogna stare attenti, perché poi spesso si pensa di aver vinto quando si è ritornato al livello, quando si è riusciti a ritornare al livello precedente. E spesso le vittorie non sono altro che il ritornare a qualcosa che c'era prima. La cosa che ci si può chiedere è: l'uomo è in grado di progettare una società, è in grado di lavorare, di costruire una società di uguali? Stando a questa visione, alla visione che viene fuori in questo racconto, in questa favola, chiamiamolo come vogliamo, verrebbe da essere scettici su questa possibilità. Allora, se questo non è possibile, qual è il potere che mantiene una società di diseguali che è accettabile? Qual è il limite entro cui si può accettare una società di diseguali e che quindi rende non conveniente una lotta? E qual è invece il livello in cui questo diventa inaccettabile, per cui si deve ribellarsi comunque o si deve arrivare a una rivoluzione a tutti i costi, perché questo non è più possibile, sapendo che la rivoluzione non ci restituirà una società di uguali, ma che le disuguaglianze continueranno a esserci, altro tipo di disuguaglianze magari, ma insomma, il fatto che due gambe cattivo, quattro gambe buono, non sarà sempre corretto. Problemi. E poi c'è anche il capro espiatorio, no? Interessante anche, no? Perché mi veniva in mente anche René Girard su questa cosa qua, il quale comunque partiva dal fatto che le società non sono mai, anche nel mondo antico che lui analizzava, non sono mai delle società di uguali. Per mantenere i contrasti in una società tollerabili, in modo tale che questi contrasti non diventassero distruttivi
per le società stesse, era importante individuare un capro espiatorio, insomma, no? E il capro espiatorio lo vediamo chiaramente qui, no? Proprio nella propaganda, non è solo il padrone della fattoria del posto, ma è anche palla di neve, insomma, no? Palla di neve lo vedremo che viene sempre presentato propagandisticamente come la minaccia che è quella che giustifica qualsiasi disavventura che avviene all'interno di questa società di animali. Insomma, no? Ogni cosa che va male, il mulino, è sempre il frutto di un complotto di palla di neve. Insomma, no? C'è sempre questo capro espiatorio a cui riferire tutti i mali. E questo, l'esistenza di questo palla di neve visto in questo modo, permette di mantenere un minimo di coesione interna, cioè quella coesione che fa sì che questo popolo di animali non si ribelli a Napoleone come invece si è ribellato al vecchio padrone. Insomma. E questo Napoleone alla fine, insomma, assumerà non solo entrerà nella casa, ma assumerà i connotati stessi, i connotati fisici dell'uomo. Di quell'essere a due gambe, che era invece il nemico assoluto nella proposizione di partenza. Quindi, e poi insomma, la mancanza anche di pietas, no? Che vediamo, no, anche con Gondrano, no? Nel momento in cui Gondrano, dopo che ha vissuto, dopo che ha dato tutta la sua vita per lavorare, per servire, per combattere, insomma, per questa società, nel momento in cui si ammala, viene mandato al macello, non serve più. Quindi gli animali che non servivano o servivano al vecchio padrone per mantenere un'organizzazione della fattoria, che era funzionale, insomma, un po' come un organismo, no? In cui ogni organo serve a qualcosa, insomma, no? E nella nuova società, chi non ce la fa più, insomma, questo cavallo, anche se aveva dato tutto, se era stato l'eroe, insomma, no? Di questa rivoluzione, eroe dal punto di vista della fisica, insomma, del lavoro, del comportamento e della fede che aveva in questa rivoluzione, però verrà mandato al macello, insomma. E con la perfidia che poi la narrazione che verrà fatta della sua fine al macello invece verrà fatta come se fosse stato assistito e curato, insomma, no? Propaganda anche questa, no? Quindi disfarsi dell'elemento migliore quando non serve più. Neanche la pietas della gratitudine per quello che è stato fatto rispetto a questo dittatore. E quale dittatore, di destra e di sinistra, non importa, sempre così nel potere, no? Quale dittatore in realtà ambisce a diventare come gli altri dittatori, come il dittatore precedente, che era il fattore, il signor Jones, esattamente come lui, anche con i suoi connotati fisici, e a entrare in rapporto con la società, con gli altri dittatori, insomma, con gli altri, quindi in questo caso con gli altri fattori delle fattorie vicine, insomma, con i quali riprende poi i rapporti e quindi, voglio dire, quello che doveva essere il distacco, quello che doveva essere il fatto di essere speciali dopo la rivoluzione, invece viene tutto perso, insomma, no? Si diventa esattamente come il potere precedente, ma peggio, perché alla fine sì, la società vive, gli animali vivono peggio e nel frattempo sono morti. E quindi questo vale la pena ragionarci, insomma, no? Quando si pensa con leggerezza, insomma, alla ribellione o quando si segue un capo populista, insomma, no? Che promette, che promette, che promette.